e stiamo facendo il ponte radio con le Prism, perché migliorare la rete, renderla più meglio. Quindi ora saliremo sul tetto insieme a Sarik, mentre io stacco il ventilatore, e saliremo sul tetto, in realtà saliremo sul terrazzo, abbatteremo l'antenna per l'ennesima volta e collegheremo questa per fare un doppio ponte radio, lasciando al loro posto le nano station che già ho, e montando le Prism che ci ha donato Mancausoft, che ringraziamo tantissimo. E devo prendere il computer portatile e gli attrezzi che sono di qua. Abbiamo già tutto più o meno predisposto per l'uso della violenza. C'è un caldo pazzesco e moriremo tutti. Allora, se sono sicuro che sia, la metto qua, viene una folata di vento e io me la scordo. Perché non leghi qualcosino? Così almeno non può andarsene via. No, non mi fido. La metto qui, che siamo all'ombra. Così la telecamera è all'ombra. Ottimo, così ci riprende anche i culi. Esatto, ripresa di culo, ripresa di culo. Potessi andare un po' più indietro. Sembreremo tutti molto più alti. Ma sì. Telecamera al sole. Telecamera al sole, non mi piace. Come viene, viene. Porco. Porco, porco, porco. Okay. Sta registrando già? Sì. Ok. Porco. Perfetto. Ok. Io lo lascio molle. Così lo sfili da lì. Poi scorrere all'interno e poi dopo. Esatto, io lo devo fare. Voglio la cazzo questa scala. E la metterò qua. Se già mi ci finirà in testa. No? Lascia. No, lascia fare a me. Ecco, la scordiamo adesso. Quindi che si smonta quello, giusto? Perfetto. E si cava. Perfetto. Si capisci che fatto in un certo modo, è composto di materia fecale. Ecco, ora ci siamo. Posso fare così? No, ma adesso cerchiamo di vedere il corpo. Ora sono cazzi. Aspetta. Ok. Aspetta, l'ho alzato, no, così, giù, perfetto, okay. Molla. Poi vediamo questo, no? Pausa. Pausa. Non si smolla, ma non è del cazzo. Aspetta un attimo che c'ho l'altra gira tutti, così in due riusciamo. Sì, scusa. Ok. Vai. Fili in mezzo. Un attimo solo, che così mi smollo questo. Ok. Uno e due. Le comiche. Ok, perfetto. Ma sai che hai avuto un'ottima idea, non l'ho mai fatto così. Vedete, lavorare in due vuol dire che vengono idee che all'uno non vengono. E guardate la gioia e la comodità di poter lavorare dentro, al di fuori del sole. Esatto. Via dal fottuto sole. Così ce la possiamo gestire come cazzo ci pare. Adesso possiamo anche farci un panino, se vogliamo, e mangiare il panino guardando l'antenna. Adesso tocca toccare il palo. Quanto qua io ho ripreso il nulla, per ore. Ore di nulla. Tu dici direttamente così? Sì. Dice che cazzo ce ne fotte a noi. Esatto. Questo non riusciremo mai a montare.
le staffe che abbiamo così. Sono ottimista. Diciamo... Vabbè, no, guardando non gli si ficca, perché dovremmo prima smontare quello per poter razzicare. E tante cose che possiamo fare. Esatto. E fin di fare fascette. Lo molliamo, mettiamo dentro e amo. Pinza? Aia, porco il ora noi ci taglieremo e sanguineremo come le scimmie. Questo è proprio ghetto style. Che la forza sia con te, ma chi te l'ha fatto fare di venire a darmi una mano? Non lo sai ciascuno, neanche tu. Ciascuno vuole essere, diciamo... Diciamo che anche a te... a modo suo. Anche a te piace infilarti nei cazzi di ogni tipo. È una sorta di... masochismo interiore. Una predisposizione congenita. Sono appena reso conto che ho dell'acqua fresca. Oh, questa è una bella notizia. E quindi, perlomeno, una bella notizia. Invece che semplicemente guardarti fare e darti fastidio in questa cucina disastro, potrei prelevare un bicchiere pulito, mentre per me ne prenderò uno sporco. In realtà sono puliti entrambi, solo che c'è il calcare. Meno male mi è venuta sta pensata di roba qua, perché là fuori già saremmo morti. Non so cosa ci sia in questo bicchiere, ma io ci berrò. Ma tutti di. C'è una polverina bianca. Potrebbe renderlo più interessante, diciamo, come, bene, come bevanda. Non so se c'è il cavo in mezzo alla strada che dà fastidio ai passanti, adesso vado a vedere. Il cavo di metallo. Alla fine abbiamo montato l'accrocchio. Nano Station davanti e di dietro tutti quanti. Con prism. Connettori unti col grasso in modo da proteggerli, speriamo, dalla corrosione dagli elementi. Lattina ritagliata per fare spessore. Qua è stretto con la violenza, con la forza di 100 braccia. Inaudita. Violenza inaudita. Perfetto, nemmeno la CIMAC. E... ci preoccupano molto questi connettori aperti, questo è l'ingresso GPS. Secondo me questo... Ah, adesso ecco cosa gli faccio. Gli metto sopra un po' di nastro, quello in alluminio, ad alta temperatura, sopra questo connettorino, perché questo sicuramente andrà in putrefazione. E per il resto siamo a posto. Grazie, arrivederci. Allora, questi li abbiamo unti con del grasso all'interno, poi questo l'abbiamo coperto con un po' di nastro in alluminio per alte temperature, e quindi direi che sono relativamente sicuro che non dovrebbe succedere del danno. Ma vaffanculo! Cane. Affanculo. Com'è finita alla fine? È finita che c'era troppo caldo e quindi non ho fatto tutte le riprese. Ma il risultato è che il ponte radio fatto con le prism non ha funzionato e siamo tornati a orientare come si deve le Nano Station M5, che si comportano sempre molto bene, e adesso abbiamo un ponte radio discreto. Devo ancora orientare l'antenna sul terrazzo e niente, ci siamo. Qui non ho molti dettagli. Qui c'è questa stronzata, maledetti che si sono inventati questa stronzata, ma fatevi i cazzi vostri. E va bene, insomma,
Adesso la rete è molto più stabile, la qualità è decente. Non male, devo dire non male. E quindi, essendomi svegliato con le bombe, perché qua stanno facendo la maledetta festa di San Paolo, io adesso devo andare assolutamente a introdurre del caffè all'interno del mio corpo, cosa che farò ora. C'è già un caldo pazzesco. Direi, nel vero senso della parola, sono stato svegliato dalle bombe. Gesù. Ma fa una bottiglia di acqua magari. Vai con l'acqua, eh. Ora, a noi servirebbe al museo anche un ripetitore di segnale, perché il wifi non arriva proprio in tutte le stanze. E quindi penso che prenderò questo. È economico ed è sicuramente, secondo noi, il modello giusto da utilizzare. Perché ci sembra che sia il modello più adatto a quello che dobbiamo fare. E quindi prenderò questo modello di ripetitore wifi. Mi sembra che funzioni molto bene il modello cazzo di merda 2. E quindi mi sento di consigliarvelo. Il ripetitore wifi cazzo di merda 2.